Microfono. Buongiorno, il tema del brief era appunto l'editoria del futuro. Noi abbiamo pensato, non ci siamo fermati soltanto all'editoria classica, quindi ai libri, ma abbiamo pensato all'editoria che vediamo tutti i giorni anche in casa, quindi ciò che c'è scritto sulle confezioni di cibo. Abbiamo pensato di fare un'applicazione che possa aiutarci a trovare informazioni in più sul prodotto. Quindi, attraverso questa applicazione, facendo la foto, ci importa tutte le informazioni e ci dice anche delle recensioni che altri utenti hanno fatto. Quindi questa è una cosa che noi abbiamo trovato importante perché altri siti come TripAdvisor o altri sono molto utili per chi cerca un prodotto. Questa è l'applicazione che si chiama Hunt for Food e adesso c'è un video per far vedere il funzionamento dell'applicazione. Degli altri alimenti che vengono assemblati e formano delle ricette che rimangono ricette nostre personali che vengono salvate in una sezione privata dell'app e possono essere in qualsiasi momento riprese, rilette e volendo anche stampate e quindi creare un nostro ricettario personale. Oltre più l'app permette anche di condividere queste ricette sui vari social. Quindi rendere visibili da tutti i nostri contatti cosa abbiamo creato. E sempre grazie a questa app, proprio perché faceva riferimento al packaging dei prodotti, ci spiega come possiamo anche smaltirli, visto che comunque è un elemento importante per la società di adesso. Domande. È corretto dire che l'applicazione riconosce il packaging del prodotto e prende poi le informazioni da un database che è stato precostruito da voi? Il database viene costruito dall'azienda e poi oltre più c'è la possibilità di leggere le recensioni scritte da altri utenti oppure anche di volendo mettere un proprio commento per integrare la scheda già Il presente. database dovrebbe contenere quasi tutti i prodotti in commercio in Italia, per dire. Per esempio sì, di tutte le varie aziende che vogliono partecipare. E se un'azienda non vuole partecipare, perciò non c'è contenuto? Beh, gli utenti stessi possono decidere se è un prodotto molto importante e conosciuto, gli utenti stessi possono decidere di Di fare una aggiungerlo? scheda, sì, per esempio come si fa anche con Wikipedia. Ok. Una domanda dal pubblico. Wow. Che differenza c'è tra questa applicazione e l'applicazione che di recente ha rilasciato Google, dove praticamente tu fai la foto a un qualunque oggetto e ti apre una pagina di Google dove ci dà tutte le informazioni su quell'oggetto? Noi abbiamo fatto È questa applicato solo applicazione al cibo? per i cibi e quindi che possa dare anche informazioni proprio sul packaging, sulle informazioni sull'azienda, sul prodotto, gli ingredienti e poi anche appunto l'integrazione delle ricette, dei commenti e recensioni degli utenti. Grazie.